Il sistema di sorveglianza della mortalità giornaliera, gestito dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio, ASL Roma 1, su incarico del Ministero della Salute, operativo in 33 città italiane, tra le quali Palermo, ha pubblicato il quarto rapporto sull'andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione all'epidemia di Covid-19. Per Palermo i dati sono curati dall'Ufficio Statistica del Comune. Nel rapporto la stima dell'eccesso di mortalità è calcolata come differenza tra i valori della mortalità osservata e i valori della mortalità attesa, utilizzando come dato di riferimento la serie storica dei 5 anni precedenti. Secondo i dati, la città di Palermo non ha fatto registrare fino al 7 aprile, ultimo dato disponibile, significativi incrementi della mortalità rispetto ai valori attesi. Nei 43 giorni intercorsi fra il primo caso di notifica Covid-19 e l'ultimo dato disponibile, si sono registrati 848 decessi contro un valore atteso di 815. Con un incremento di 33 decessi pari al 4%, attribuibile alle normali oscillazioni che si registrano fra un anno e l'altro. È da rilevare però che rispetto al precedente rapporto la differenza rispetto al valore atteso è cresciuta. Con i dati aggiornati al 1 aprile vi era un incremento di 14 decessi pari al 2%. I dati aggiornati inoltre mostrano complessivamente per la città del nord un incremento pari a più 72% della mortalità totale, mentre tra le città del centro-sud l'incremento rimane complessivamente contenuto pari al più 10%.